Grazie professoressa Giusti, voglio anche fare i complimenti perché su 4 volte che ha citato il mio cognome una volta l'ha detto giusto, Solero. I complimenti perché nel 99,9% dei casi in Italia tutti dicono Solero, quindi lei ha fatto molto meglio della media. L'accento è sulla O, non sulla EMA, è normale. Poi dopo che hanno inventato un gelato che si chiama con lo stesso nome del mio cognome, è diventato normale che tutti mi chiamino Solero. Buongiorno anche da parte mia a tutti quanti, benvenuti anche da parte di BMW Group Italia. Innanzitutto permettetemi anche a me di salutare, di ringraziare Maria Cristina Messa, magnifico rettore dell'Università, Maria Grazia Riva, direttore del Dipartimento Riccardo Massa, Nasir Abdulaziz Al-Nasser, alto rappresentante dell'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite, e l'assessore del Comune di Milano alle politiche sociali, alla salute e ai diritti, Pier Francesco Maiorino. La quinta giornata interculturale Bicocca, come abbiamo sentito, prosegue un progetto avviato nel 2002 per promuovere e per consolidare confronti, scambi, conoscenze nel campo dell'educazione interculturale. E l'iniziativa suggella anche la collaborazione che citava poc'anzi la professoressa Giusti, avviata tra BMW Italia e l'Università nel 2013, al tempo io ero a Singapore, sono rientrato nel 2014 in Italia, con un focus particolare sul tema dell'intercultura e del dialogo tra i popoli. Lasciatemi dire che noi siamo orgogliosi come BMW Italia di aver collaborato per la terza volta, dopo le felici esperienze del 2014 e del 2016, alla realizzazione di un progetto tanto importante e tanto strategico nel momento storico che stiamo vivendo, che è fatto da una parte di un mondo liquido e dall'altro da un forte ritorno all'identità nazionale, o forse dovrei dire da un troppo forte ritorno all'identità nazionale. Inoltre per questa edizione ci siamo domandati, ma cosa rimane nella memoria, nella mente, nella formazione di un ragazzo o di una ragazza dopo aver partecipato ai lavori di un convegno che per scelta degli organizzatori non supera il tempo di una giornata? E per darci una risposta abbiamo messo a disposizione 5 borse di studio del valore di 1000 euro ciascuna per premiare e soprattutto per incoraggiare 5 studenti che attraverso il bando Penso Interculturale ci abbiano offerto la loro visione del tema in 300 parole. Una commissione mista dell'Ateneo e di BMW Italia valuterà poi i lavori più interessanti e più originali e i testi più meritevoli verranno inoltre pubblicati sul nostro sito di responsabilità sociale d'azienda www.specialmente.bmw.it. Devo dire che a giudicare dalle iscrizioni record di questa edizione, oltre 1200 persone registrate a ieri sul sito e anche dalla nutrita presenza in aula, sia i temi trattati che i relatori che poi ci seguiranno, il bando delle borse di studio, hanno evidentemente riscosso un'enorme attenzione, questo ci riempie di soddisfazione. Ricordo anche a tutti quanti che il convegno è proposto per la prima volta in live streaming sul nostro sito che citavo prima, specialmente.bmw.it, quindi sarà possibile seguirlo in live streaming. Signore e signori, esattamente 10 anni fa, per essere precisi 7 maggio del 2008, i ministri degli affari esteri del Consiglio d'Europa nel corso della loro 118esima sessione ministeriale presentavano un libro bianco sul dialogo interculturale, che era intitolato Vivere insieme in pari dignità. La gestione democratica, e cito un passaggio da questo testo, la gestione democratica di una diversità culturale in continua espansione in Europa, radicata nella storia del nostro continente e amplificata dalla globalizzazione, è diventata da qualche anno una priorità. Come rispondere alle diversità? Qual è la nostra visione della società del futuro? Si tratta di una società in cui gli individui vivranno in comunità separate, caratterizzate nella migliore delle ipotesi dalla coesistenza di maggioranze e minoranze con diritti e responsabilità diversificate, vagamente collegate fra di loro da reciproca ignoranza e stereotipi? O, al contrario, pensiamo ad una società dinamica e aperta, esente da qualsiasi forma di discriminazione e da cui tutti possono trarre benefici, che favorisce l'integrazione nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno. E proseguiva così: se dobbiamo costruire un'identità europea, questa identità deve basarsi su valori fondamentali condivisi,
sul rispetto del nostro patrimonio comune, sulla diversità culturale e sul rispetto della dignità di tutti. Il dialogo interculturale ha un ruolo importante da svolgere a tal riguardo, perché ci offre da una parte la possibilità di prevenire le scissioni etniche, religiose, linguistiche e culturali e dall'altra di progredire insieme e riconoscere le nostre diverse identità in modo costruttivo e democratico sulla base di valori universali condivisi. Ebbene, sono passati 10 anni dalla pubblicazione di quel documento, ma mi sembra di poter dire che la forza di quelle osservazioni e l'urgenza di tramutarle in una consuetudine che si cali nel nostro vivere, nel nostro agire di tutti i giorni, siano rimaste intatte e forse sono diventate ancora più pressanti in questi ultimi mesi. I fondamentalismi, i muri, l'assenza di dialogo, le contrapposizioni hanno contribuito in questi anni a rendere la tematica ancora più urgente e assolutamente determinante per poter pensare di costruire un mondo migliore per le prossime generazioni. E da padre di 3 figli adolescenti potete capire quanto mi stia a cuore questo tema. Ecco perché sono orgoglioso del fatto che come BMW Group Italia supportiamo sia le realtà italiane premiate dall'Intercultural Innovation Award, creato da BMW Group e da United Nations Alliance of Civilization, sia questo percorso biennale con l'Università degli Studi di Milano Bicocca, che ha dato origine dal 2014 ad oggi appunto a queste 3 giornate interculturali con titoli che sono stati capaci di interpretare perfettamente le tematiche del momento e anche di anticipare, se vogliamo, dei temi di discussione fondamentali del vivere civile. Muoversi verso era il titolo del convegno del 2014, quello che io ho vissuto da lontano, dall'altra parte del mondo. Building Bridges, quello del 2016, Ibridazioni, Connessioni, quello dell'attuale edizione. In particolare mi piace ricordare che nel 2016 il leitmotiv del costruire ponti fosse divenuto un vero e proprio mantra nelle parole di chi, a partire dal Santo Padre, si prodigava ogni giorno per creare legami laddove la tentazione generale era quella di costruire muri. Aver intercettato, aver promosso il tema ha rappresentato per noi un motivo di grande orgoglio e anche la testimonianza di come un'azienda possa contribuire al dialogo costruttivo in modo concreto. In questo senso il tema della ibridazione e della connessione di questa giornata interculturale suggerisce un ulteriore passaggio che tenga conto della realtà che oggi è sotto gli occhi di tutti. Gli stati oggi nascono e mutano nella direzione di una multiculturalità e multietnicità che nasce dal futuro lussureggiare dell'ibrido di cui parlava Salvatore Natoli nel 2014. E ancora, la connessione che riempie le nostre vite, anche troppo certe volte, di nuovo lo dico da padre di figli adolescenti, con smartphone, tablet e tutti i device connessi all'internet delle cose, non può non partire, o meglio dovremmo dire ripartire, dalla connessione fondamentale, quella vera, quella tra le persone. Essere un'azienda moderna oggi significa prendere posizione e suggerire un percorso di cambiamento all'interno della società per contribuire al suo progresso in modo sostenibile. Ecco perché il dialogo interculturale è uno dei pilastri della strategia di Corporate Social Responsibility del BMW Group, come abbiamo sentito da Bill McAndrew, che trova anche una sua declinazione convinta qui in Italia. Il dialogo interculturale, diceva in conclusione il Libro Bianco del 2008, è indispensabile per la costruzione di un nuovo modello sociale e culturale adatto a un'Europa in rapida evoluzione, che permetta a tutti quelli che vivono nelle nostre società culturalmente diverse di godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Questo modello emergente è il risultato di un lavoro in corso al quale partecipano numerosi attori. Implica grandi responsabilità per le autorità pubbliche a tutti i livelli, per le istituzioni, per le università, per la formazione a tutti i livelli, per ognuno di noi come persona di questa società, ovviamente per tutte le associazioni della società civile e tutte le parti coinvolte. Se vogliamo davvero vivere insieme con pari dignità, abbiamo ancora tanta strada da fare, ma momenti come la 5ª giornata interculturale Bicocca sono forse piccoli ma significativi passi avanti.
nella direzione giusta. Per l'Italia, per l'Europa e speriamo per il mondo intero. Vi ringrazio, buon convegno a tutti.